Buonasera a tutti, sono Federico Iannucci, moltissimi di voi mi conoscono da tempo e come sapete sono funzionario amministrativo presso la ASL di Benevento. È la prima volta che mi presento ad una competizione elettorale e fino a poco tempo fa non avrei mai pensato di farlo. Come per molti, se non per tutti, la politica mi era sembrata una cosa riservata agli addetti ai lavori. E, oltre l'aspetto della curiosità delle idee, non mi aveva mai particolarmente affascinato. Le mie simpatie politiche sono sempre andate al mondo moderato, che nel recente passato è confluito nella tradizione del Partito Popolare e della successiva esperienza della Margherita, sempre condividendone l'ispirazione ai valori cristiani e alle scelte sociali di garanzia e tutela delle persone. Chiarisco i motivi che mi hanno convinto a scendere in campagna elettorale proprio adesso. In questa fase di vicende politiche nazionali certamente non entusiasmanti e forse finanche demoralizzanti per lo stato di incertezza e di confusione che si registra in giro non solo a causa della crisi economica. Il nostro candidato sindaco Giuseppe Di Cerbo, che ha ottimamente retto le sorti amministrative della nostra Frasso, mi ha chiesto di essere nella squadra a sostenerlo come parte attiva, mettendoci la faccia per affermare una continuità nell'agire amministrativo, onorando la memoria del nostro sindaco Lino Massaro, garantendone il prosieguo. L'azione di governo deve essere continuata con forza anche in un momento finanziariamente difficile per i nostri comuni, che sono chiamati a prove impegnative per garantire in carenza di risorse economiche i servizi e le prospettive di miglioramento della qualità della vita. Garantiremo il massimo impegno, come dichiarato nel programma, ad intercettare tutte le forme di finanziamento pubblico necessarie a completare le opere in corso ed a avviarne delle altre. Il mio massimo impegno sarà concentrato soprattutto su ciò che riguarda i servizi, l'associazionismo e le manifestazioni pubbliche e di promozione territoriale. Per queste ragioni ho ritenuto di non potermi sottrarre all'impegno personale di partecipare attivamente alla competizione. Mi ritengo parte della società civile, quella società civile che però spesso, troppo spesso, rimane impassibile ed ignava a guardare. Ma non si può sempre restare a guardare e magari a criticare oppure a condividere semplicemente dall'esterno. È giunto il momento dell'impegno personale, forse in un momento difficile, ma proprio per questo ho raccolto la sfida. L'impostazione di pacificazione del coordinamento per Frasso per questa tornata elettorale, visti soprattutto gli straordinari eventi accaduti, hanno messo in campo una struttura di apertura e rinnovamento che mi hanno fatto cogliere l'opportunità di poter contribuire con il mio impegno e la mia passione al benessere di tutti noi. L'apertura di questo gruppo che da anni si impegna attivamente, mostrata verso la mia persona, le mie idee e ciò che in questa lista rappresento, mi ha molto gratificato.
Abbiamo elaborato insieme il programma elettorale, ascoltando tutti, cittadini ed associazioni. Abbiamo fatto, come si dice, buona politica. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto per il programma proposto dalla nostra lista. Lista numero 1, coordinamento per Frasso, programma che sarà illustrato dal nostro candidato sindaco, al quale auguro di conseguire il meritato successo immediato e futuro. Nei prossimi giorni ci attiveremo per approfondire con esperti e professionisti i nostri punti programmatici. Il nostro impegno va ed andrà sempre nella direzione di garantire massima apertura ed ascolto per tutti i volenterosi. L'esperienza del compianto nostro sindaco Lino Massaro, mio caro amico, prematuramente scomparso in giovane età, mi ha convinto che nella vita non si può stare sempre a guardare alla finestra gli eventi, soprattutto quelli del proprio paese dove si è nati e vissuti e dove si hanno gli amici e gli affetti più cari. Nel ringraziarvi, vi invito a darci la vostra fiducia votando la lista numero 1, coordinamento per Frasso. Grazie. Bravo.